Per me è un onore e un privilegio guidare uno show così straordinario e metterò al servizio di questa missione tutto il mio amore per l'arte drag. Un Drag Race Italia nuovo di zecca in cui emergeranno arte e cuore delle nostre regine. È una responsabilità sicuramente gravosa, ma al tempo stesso stimolante, quella di prendere la decisione finale in ogni puntata. Sono una perfezionista e farò del mio meglio affinché i miei verdetti possano essere equi, ragionati, ma sempre con una spruzzata di cuore. Tanto cuore per le mie prescelte. Ogni responsabilità comporta sempre una dose di pressione psicologica. Io però sono una persona che proprio sotto pressione riesce a raggiungere i risultati migliori. Sono certa che sarà così anche stavolta. O almeno lo spero. Due aggettivi per definire i miei colleghi giurati? Direi incontenibile e verace per una di loro. Tenero come un peluche e appassionato un altro, empatica e adorabilmente secchiona la terza. Quali consigli darei alle mie prescelte per conquistare il titolo di Italia's Next Drag Superstar? Direi di affrontare la gara in modo sano, di essere sempre autentiche e mai costruite, di togliere il freno a mano e di spingere forte il piede, anzi il tacco sull'acceleratore. Ah, e anche non facci di stronzare. Le competenze che porto in giuria sono cervello e tette, entrambi quarta Coppa D, praticamente quinta. Credo di essere un buon giudice di Drag Race Italia perché piaccio agli uomini, perché dico sempre quello che penso, e piaccio alle donne perché sono una che non ha la faccia di colei che potrebbe rubar loro il marito. Non per molto tempo, almeno. Di questo show amo la tenacia, amo i glitter, amo l'egoismo, amo il fatto che è il mondo nel quale vorrei vivere sempre. Dalle nuove concorrenti di Drag Race Italia mi aspetto che mi lasciano vergine di parola. Due aggettivi per descrivere gli altri tre giudici. Direi verace e accogliente. Per un altro giudice, piccola e preziosa. E per il terzo, genuino ed acuto. I miei straordinari copricapi quest'anno saranno tutti caratterizzati da una geometria straordinaria e tutti creati appositamente per me. Ripeto, me. Ciao, il mio nome è Paola Jezzi, sono una cantante pop e una songwriter e sono uno dei giudici di questa nuovissima edizione di Drag Race Italia. Cosa ho pensato quando mi hanno comunicato che sarei stata una delle giudici di Drag Race Italia? Ho pensato, che meraviglia, finalmente si è realizzato un sogno e non vedo l'ora di aprire un varco di luce a Paramount Plus. Nella giuria di Drag Race Italia porto sicuramente la mia lunga esperienza come cantante e performer, ma anche la mia grande passione per la moda, lo stile e il costume. Del mondo drag amo praticamente ogni cosa, credo di identificarmici totalmente. Mio nome in drag potrebbe essere il nome di mia nonna unito a un dolce che mi piace molto, quindi Teresa Tiramisù. Per farlo un po' più internazionale ho pensato Tess Tiramisù. Mi aspetto che non abbiano mai paura di esprimere che cosa hanno dentro e chi sono loro veramente. E poi mi aspetto anche che vadano un po' oltre il timore di cambiare. Nel giudicare credo che si debba avere un approccio umano e capire esattamente cosa si prova dall'altra parte quando si è su un palcoscenico. Quindi spero e mi auguro di essere giusta, attenta e molto umana. Cosa ho pensato quando mi hanno comunicato che sarei stato uno dei nuovi giudici di Drag Race Italia? Ma io non ho pensato, ho cominciato ad urlare e a camminare per casa senza senso, almeno per un paio d'ore. Qua mi sento a casa e questo è un buon segno, vuol dire che sono nel posto giusto. Poi sentirsi a casa e non pagare bollette è la perfezione.
Quali competenze porto nella giuria di Drag Race Italia? Allora, innanzitutto la mia esperienza da attore, da creativo, da cretino, ma anche da spettatore, perché io sono uno spettatore che ha voglia di appassionarsi, che ha voglia di nutrirsi di epifanie, perché io ho sempre fame e voglio portare la mia fame anche qua. Quindi, Queens, caricate le vostre sac à poche e saziatemi. Che cosa amo di questo show? Ma che trasuda empatia da tutti i pori. Cioè, tra lip sync, paillette e piccoli drama che non mancano mai, c'è sempre il momento di condividere, accogliere e comprendere anche le esperienze altrui. Che cosa mi affascina dell'arte drag italiana e internazionale, ma che abbraccia tutte le discipline, dal backstage all'on stage, sei un po' la casa di produzione di te stessa. Quale potrebbe essere il mio nome da drag? O Camilli Carlucci? Oppure no, meglio, Camilli d'abbraccio, che è anche più inclusiva, capito, che t'accoglie, poi un po' piccantina, dolce ma piccante. Due aggettivi per descrivere le mie colleghe giurate senza svelarne il nome. Allora, la prima, erudita e arsa. La seconda, balsamica e generosa. La terza, materna e laccata. In che modo le queens potranno stupirmi? Sicuramente non mostrandomi quello che già posso aver immaginato io. Non deve essere né la prima idea, né la seconda, né la terza, deve andare oltre il prevedibile. E questo vale anche per i miei appuntamenti. Sarò sicuramente un giudice di pancia. Se mi arriva te lo dico, e se non mi arriva non mi piace, te lo dico comunque senza troppi giri di parole, perché io so così, io sono una contadina, cazzo! Un po' verace.